Como, città di lago e di funicolare. MTV Confidential irrompe all'Istituto Casnati per raccogliere tutte le confidenze dei ragazzi. E molti ci hanno affidato i loro messaggi. E la lettera di oggi parla di un cantante emo che vorrebbe tirare in mezzo la sua ragazza. A commentare la storia cinque loro compagni: Greta, Daniele, Silvia, Andrea e Benedetta. Secondo me la lettera la riceverà Elisa, che è la mia compagna di classe e che piace a tutti. Veramente carina. Sono contenta del complimento e... Mi chiamo Marco, ho 19 anni e ho scritto la lettera perché vorrei che la mia ragazza entrasse un po' di più nel mio mondo. Ah, io c'è, tu sei una ragazza stupenda. Mi piace tutto di te, il tuo modo di essere, il tuo stile e la cura che metti in ogni dettaglio. E la cosa più strana, sai qual è? È che mi piaci anche se siamo così diversi. Oggi ti chiedo di imparare a conoscere meglio il mio mondo. Non ho il coraggio di dirti subito il perché. Fidati e passerai una giornata fantastica. Leggere la lettera mi ha fatto sentire, cioè, lusingata la prima cosa. Cioè, non è di tutti i giorni sentirsi dire sei la migliore, ti ammiro, tutte queste cose qua. Quindi ero emozionatissima, cioè, subito ho pensato chi è che ha fatto ciò. Potrebbe essere una ragazza come potrebbe essere un ragazzo. Magari qualcuno che in classe io non lo calcolo molto e questa persona vuole che io impari a conoscerla, non so. Mi sembra una ragazza molto carina, quindi penso che un ragazzo gli abbia scritto una lettera per conoscerla. Potrebbe anche essere stata una ragazza, magari la vede come un idolo da raggiungere. Vai via collegio dei dottori 5, lì scoprirai quello che mi piace. Vorrei che al tuo fianco in questa avventura ci fosse Federica. Penso che Alice sia una persona speciale e siamo molto simili, abbiamo passato entrambi dei momenti difficili in famiglia, sia i miei che i suoi genitori si sono separati, quindi ci siamo trovati su questo punto. È una persona che purtroppo non riesce a esternare i suoi sentimenti, fa un po' fatica a mostrare quello che prova, soprattutto quando sta male. Mi piacerebbe scoprire subito chi è che mi ha scritto e vedere cosa dovrò fare. Vorrei che fosse un ragazzo. Accetto questa sfida e sono pronta. Io e Alice ci conosciamo da quando abbiamo pressappoco 14 anni. Lei era la ragazza di un mio amico che l'ha fatta impazzire per diversi anni, facendo di corna su corna, tradimenti destra e sinistra. Un bel giorno, dopo essersi fatto beccare, diciamo, flagrante più di una volta, lei finalmente si è decisa a lasciarlo, anche se io l'ho sempre coperto per amicizia, giustamente. Lei si è decisa a lasciarlo, passato un anno abbiamo iniziato a uscire e poi una sera è tornato da lavoro, è andato a casa sua e c'è stato fatto un unico bacio. E
In passato era diversa la situazione, forse non mi interessava veramente la ragazza con cui avevo una relazione. Pensavo solo alle solite cose da ragazzi, sì, ci esco. Sicuramente adesso è una relazione più matura, perché una volta magari pensavo solo al sesso, alle cose futili, diciamo. E un maschio, quando non è preso da una storia, non reputa una storia importante, se ne approfitta. Secondo me un maschio si approfitta di una donna quando non prova sentimento, gli fa credere che prova questo sentimento verso la persona, però alla fine vuole solo sesso. Allora, già se esci da una brutta storia sei già segnato, perché tendi a non fidarti di una persona e a dargli molto di meno rispetto alla persona che c'era prima. Lasciarsi andare con la nuova persona è difficile, però se questa persona ti capisce veramente e ti dà il tempo per metabolizzare la cosa che hai vissuto prima, secondo me è quella la persona giusta. Secondo me un ragazzo ti deve saper ascoltare e ti deve saper dare tutto quello che hai bisogno. E Marco sta ad ascoltare comunque anche i problemi di Alice, la capisce e le sta vicino. Ah, io e Alice abbiamo due stili completamente diversi a livello di musica, di vestirsi, ma si vede, ci siamo piaciuti. Io penso che si veda, il mio stile è molto sull'emo, più che altro perché è la musica che suono. Cioè, è un gran bel stile, a me piace vestirmi così. Lo stile di Alice è molto glam, diciamo, è sempre attenta a come si veste. Mi piacciono molto i capi firmati, e non digerisco molto, ma me lo faccio piacere. Alice, tu vai pazza per lo shopping, adori i vestiti, le scarpe e le cose belle. Ogni cosa su di te diventa perfetta. Purtroppo a me non succede la stessa cosa. Se fossi tu a vestirmi starei molto meglio. Stai per diventare la mia stylist personale. Potrai comprare tutti i vestiti che vuoi, ma non per te. Dovrai cercare qualcosa che renda il mio look perfetto. Entra nel negozio, ci sarà qualcuno pronto a darti una mano. Quando avrai finito, vai in via Odescalchi al numero 15. Chi è? Chi sarà? Ciao Alice. Io sono Paola. Piacere. L'utente della tua lettera mi ha chiesto di darti una mano per mm-hmm. conoscere un po' il look emo e tutta la cultura che lo circonda. Ok. Hai voglia di provare a vedere sì. se ce la facciamo? Ok. Ho mandato Alice a fare shopping in uno dei miei negozi preferiti, perché così spero di riuscire a avvicinarla più al mio mondo. E anche se già ci capiamo, magari far sì che ci si capisca ancora di più a vicenda. E si instauri un rapporto ancora più forte tra noi. Secondo me il look conta molto, perché cioè è la prima impressione che fai, vedere esternamente una persona, poi dietro c'è tutto il resto. La moda emo mi piace, anche se non mi appartiene per ora, poi si vedrà magari.